Ciao, cosa state facendo? Io cucinerba. Io invece non riesco ad avere l'ispirazione per scrivere l'inizio del mio poema, ma oggi sono poco creativa. Ma si dice incipit. Ma che lingua È parli? latino, l'incipit è l'inizio di un testo. Ah! E tu? Io ho scritto un acrostico. Sene, sentimento, emozione, negazione e resistenza. Che paroloni oggi! Comunque ti conviene tenerti un taccuino nel caso diventi un'ispirazione. Giusto, me lo segno. Taccuino. Con due C, vero? 11 verticale. Quella del giornalista deve indurlo a essere corretto nel riferire i fatti narrati. Facile, etica. Epica, ma quella dell'Iliade. Etica con la T, non con la P. Ce l'ha detto Paolo Di Stefano. Io sinceramente non me lo Per ricordo. forza l'Apoflo dice che non prendi mai appunti. Mi raccomando, voi prendete gli appunti. Sono orizzontale, l'autore della poesia infinito. Leopardi. Ma che me ne frega, già come Leopardi, non è che me lo incontro per strada il festeggio compleanno. È morto e ciao! Leopardi. Senti questa definizione, ha scritto al nipote una lettera sulla memoria. Facile, Umberto Eco. Come fai a saperlo? Ce l'ha detto Paolo Di Stefano, non te lo ricordi? No. Vedi, se non eserciti la memoria diventi idiota. Per questo non si può fare molto. Guarda questa, viene il bibliotecario beato coi libri. Topo? Ma quale topo? È un modo di dire topo di biblioteca. Ma va, è anagramma? Cardiogramma vuol dire. Ma no, quando con le stesse lettere componi parole diverse cambiando l'ordine. Anagramma ci sta, quante ne sai? Incipit! Sentiamo! Nel mezzo del cammin di nostra vita. A me questo sembra di averlo già sentito. Come sei retorico. Pleonastico. Ridondante. Che paroloni! Ma dove credete di andare? Al Salone del Libro. Al Salone del Libro. Perché? Perché noi abbiamo adottato uno scrittore. Anch'io ho adottato uno scrittore. E allora vieni anche tu!